Ciao e benvenuto in Codici in Cattedra. Io sono Christian e sono uno studente di giurisprudenza. Ho cambiato location, questa qua è il mio ufficio e siccome ho delle ore buca ho deciso di proseguire nelle lezioni di economia politica. Io sono uno studente lavoratore anch'io e bisogna approfittare di tutte le ore buca che si hanno per poter continuare il nostro programma di studi. Allora, ho ricevuto un po' di messaggi privati nei quali mi dicevano che i grafici non sono così importanti per gli studenti di giurisprudenza. È vero, però io li mettevo perché la mia professoressa era una maniaca perversa dei grafici e ci dava una penna, un foglio e un righello e dovevamo costruire i grafici lì sulla cattedra durante l'esame. Per molti non è così, allora ho deciso di fare una cosa. Vado avanti, spiegando la teoria, lasciando da parte la costruzione del grafico, per chi vuole può approfondire poi la costruzione del grafico in autonomia, oppure può chiedermi di vedere come io costruisco il grafico in modo tale da poter essere sicuro che almeno così siamo a cavallo anche con la costruzione del grafico. Comunque, spero che l'audio si senta bene, se non si sente bene mi spiace, ma tra smart working e ufficio mi trovo un po' in difficoltà a sistemare l'audio dappertutto. Nel caso poi dovesse essere veramente uno schifo, io lo carico comunque questo video e poi lo rifarò in un momento più consono con l'audio e anche il microfonino che mi sono comprato apposta per fare questi video. Ok, andiamo avanti. Allora, abbiamo visto nell'altra lezione la prima forma di mercato, la concorrenza perfetta. Oggi, siccome lasciamo da parte tutti i grafici, andiamo a parlare brevemente di tutti quelli che sono le altre forme di mercato. Che ricordiamo sono la concorrenza perfetta, concorrenza imperfetta, oligopolio, duopolio, monopolio, monospolio. Oggi li vediamo tutti, così poi possiamo passare alle funzioni di produzione, all'economia del benessere e ai fallimenti di mercato. E abbiamo finito il nostro programma, per grazie di Dio, di economia politica. Allora, facendo un piccolo riassunto di quella che è la concorrenza perfetta, vediamo un mercato prettamente super concorrenziale, con tanti piccoli produttori, con tanti consumatori che producono un prodotto, che vogliono un prodotto omogeneo e le imprese producono appunto questo prodotto omogeneo. Il prezzo si forma sul mercato e le imprese non possono agire sul prezzo, quindi si prendono quello che è. Quando abbiamo un costo marginale inferiore al prezzo, possiamo aumentare la produzione. Quando abbiamo un costo marginale superiore al prezzo, abbiamo una perdita, quindi dobbiamo intervenire. Mentre quando abbiamo un costo marginale uguale al prezzo, siamo in equilibrio e quindi abbiamo trovato la massima quantità da produrre per poter gestire la nostra produzione in concorrenza perfetta. Questo è un riassunto enorme di quella che è la concorrenza perfetta. Andiamo a vedere le altre forme di mercato, quindi la concorrenza imperfetta. Quando parliamo di concorrenza imperfetta, stiamo bene o male parlando di concorrenza perfetta, ma con delle piccole differenze, altrimenti non sarebbe concorrenza imperfetta. Il prodotto, infatti, non è più omogeneo, ma è differenziato e i consumatori, pur potendo scegliere le imprese, anche perché se il prodotto è un po' differenziato rimane comunque abbastanza simile, alcuni consumatori prediligono la fedeltà di questa azienda. L'imprenditore però in questo caso può leggermente agire sul prezzo, mentre nella concorrenza perfetta abbiamo visto che non poteva. E dobbiamo valutare anche i due periodi, il breve periodo e il lungo periodo. Quando abbiamo un ricavo, un profitto nel breve periodo, la concorrenza imperfetta, quindi l'impresa che si trova in questo regime di mercato, si comporta un po' da monopolio. Ma nel lungo periodo cosa accade? Accade che vengono attirate altre imprese con la voglia di fare profitto e quindi il ricavo, il profitto scende man mano fino ad annullarsi. E questo è il comportamento che c'è nella concorrenza imperfetta. Vediamo quindi che non ci sono barriere d'ingresso né barriere di uscita e il bene è un po' differenziato. L'oligopolio richiede un'analisi un pochino più articolata. Perché? Perché l'oligopolio riguarda poche ma grandi imprese che agiscono sul prezzo. Ogni impresa deve tenere conto dell'altra impresa e deve tenerne conto per capire la quantità da produrre, il prezzo da applicare, le strategie che l'altra impresa applica e tutte queste cose qua
si ripercuotono sul prezzo e sulla quantità da produrre dell'impresa che stiamo analizzando. Anche in questo caso ci sono tanti consumatori, ma poche grandi imprese. Queste poche grandi imprese devono appunto tenere conto di quello che fanno gli altri e questa viene definita interazione strategica. Queste strategie possono essere di tre tipi: accordarsi, prevedere le mosse dell'altra impresa, escludersi a vicenda. Quando parliamo di accordarsi, anche in questo caso dobbiamo fare riferimento a tre soluzioni. La prima è fare una fusione con l'altra impresa, diventando così un'impresa in monopolio. L'altra è fare un'intesa nella quale ognuna mantiene la propria fetta di mercato e un'altra strategia è quella di fare una collusione. Per chi non sapesse, una collusione è, possiamo semplificarlo con un'intesa non contrattualizzata sulla gestione del prezzo da applicare sul proprio prodotto. Quindi, ricapitolando l'oligopolio, abbiamo poche grandi imprese, molti consumatori, le imprese agiscono sul prezzo, il prodotto può essere sia omogeneo che differenziato, cosa che non avevo detto, e l'interazione strategica cosa significa? Significa fare le proprie mosse in base a quelle che fanno le altre imprese, in base alle decisioni delle altre imprese. Questa interazione strategica prevede tre strategie, tra cui l'escludersi a vicenda, il prevedere le mosse dell'altro o accordarsi. L'accordo cos'è? L'accordo può essere una fusione, quindi diventare un'unica grande impresa che si comporta poi da monopolio, un'intesa, nel senso un contratto nel quale le due imprese mantengono la propria fetta di mercato e poi gestiscono la propria domanda in modo concordato, oppure una collusione, un accordo senza contratto, come un accordo non formale per agire sul prezzo, in modo tale da poter avere sì un'intesa ma non essere vincolati d'accordo. Il duopolio invece è un pochino più interessante. Perché? Perché il duopolio riguarda due grandi imprese, molti consumatori, e queste due grandi imprese cosa fanno? Possono reagire in modo completamente diverso. Significa che cosa? Quando noi ci troviamo di fronte a un duopolio, possiamo vedere i due mercati, le due imprese che si picchiano a schiaffi sul prezzo oppure si accordano. Quando stiamo parlando di accordo, stiamo parlando di un accordo di Cournot. Si gestiscono la domanda, non c'è conflitto, non c'è collusione, il bene è omogeneo. Prevale l'intesa invece che il conflitto e ognuna si divide la propria fetta di mercato in modo pacifico. Quando invece le due imprese vogliono prendersi a schiaffi, arriva il equilibrio, chiamiamolo così, di Edgeworth. In questo caso le due imprese cercano di escludersi a vicenda, facendo una guerra che non finisce più sul proprio prezzo, abbassandolo sempre di più per fare in modo di rubare una fetta di mercato dall'altra impresa. In questo modo cosa fa? L'impresa A abbassa il prezzo, prende una fetta di mercato dall'impresa B, l'impresa B abbassa nuovamente il prezzo, prende una fetta di mercato, si riprende la sua fetta di mercato, prende anche una fetta di mercato dell'impresa A e via così, fino a quando proprio o non ce la fanno più, una se ne va oppure si ritorna ad un prezzo più alto. Infatti, il duopolio di Edgeworth è proprio una guerra sul prezzo. Infine, no, per penultimo andiamo a parlare di monopolio. Il monopolio lo conosciamo tutti, ci sono delle grandissime barriere d'ingresso perché costa veramente tantissimo, okay, entrare in monopolio. Poi vabbè, c'è il monopolio naturale, il monopolio di Stato, come ad esempio le Ferrovie dello Stato. E chiaramente è un monopolio di Stato, le Poste Italiane, eccetera. Oppure c'è il monopolio naturale, vediamo Amazon. Però rimaniamo nella teoria. Il monopolio ha tutta la domanda di mercato, agisce ovviamente in totale libertà sul prezzo, ma deve fare riferimento al vincolo di bilancio che i propri consumatori hanno. Perché? Perché ovviamente il ricavo sarà zero se il prezzo è troppo alto, perché non viene venduto niente, perché costa troppo. È chiaro, se io faccio un portachiavi, lo faccio pagare 100.000 euro, difficilmente riuscirò a guadagnare. Mentre man mano che il prezzo scende, la mia domanda aumenta
riuscirò ad avere dei ricavi, ma se la domanda è inferiore al costo medio totale, è chiaro che anche lì, cioè se il ricavo totale è sotto il mio costo totale, medio totale, è chiaro che io non avrò un ricavo, perché ovviamente i costi superano la mia domanda, i costi superano la mia produzione. Ecco, il monopolio può agire sulla domanda e sul prezzo, ma tenendo conto chiaramente della legge della domanda che abbiamo visto all'inizio: all'aumentare del prezzo diminuisce la quantità domandata, la diminuzione del prezzo aumenta la quantità domandata. E infatti, per vendere una quantità aggiuntiva di prodotto, il monopolio deve abbassare il prezzo di tutte le altre. In questo caso stiamo facendo riferimento all'elasticità dell'offerta e l'elasticità della domanda che abbiamo visto negli altri video. Se non li hai visti, vagli a vedere, ti ho lasciato la playlist all'inizio. E questo ci porta ad avere un monopolio non così indipendente come pensavamo, ma bensì molto vincolato alla domanda che il monopolio ha. Infine, il monosponio. È la stessa cosa del monopolio, al contrario, ribaltato, perché il monosponio non è altro che un unico acquirente con tante case produttrici, quindi con tanti produttori, ed è l'acquirente a determinare il prezzo. Ma ricordiamo che l'acquirente, essendo un consumatore, cerca di prendere la massima quantità di beni al minor prezzo possibile. Questa è la carrellata delle forme di mercato. Ho lasciato da parte almeno 20 grafici, per fortuna mia, per fortuna vostra. Spero che sia stato abbastanza chiaro. Adesso lo andiamo a ripercorrere tutto in modo molto molto schematico, in modo tale da rendere facile tutto quanto. Concorrenza perfetta. Tanti produttori, tanti consumatori, non agiscono sul prezzo. La massima quantità, il ricavo totale è quando il costo marginale è uguale al ricavo marginale. Il massimo profitto, scusa. Concorrenza imperfetta, come la concorrenza perfetta, ma il prodotto può essere differenziato e i consumatori iniziano ad avere la fedeltà verso questa concorrenza. Nel breve periodo il mercato in concorrenza imperfetta si comporta da monopolio, nel lungo periodo è chiaro che le imprese tratte dal profitto entrano nel mercato perché le barriere sono piccole, quindi non ci sono le barriere non ci sono, e così si divide la fetta di mercato, il profitto si annulla e le imprese o escono o cambiano mercato. L'oligopolio, tante imprese agiscono sul prezzo ma devono fare riferimento alle altre imprese, questa viene definita interazione strategica. L'interazione strategica comporta delle strategie, quindi escludersi a vicenda, prevedere le mosse dell'altro o accordarsi, e l'accordo può comportare una fusione, una intesa o una collusione. Ricordiamo, la collusione non è un contratto ma un accordo non formale tra due imprese per agire sul prezzo. Il duopolio può essere in conflitto o non in conflitto, quindi sono due imprese che agiscono sul prezzo, che tengono conto dell'altra impresa. Quando non sono in conflitto si dice equilibrio di Cournot, duopolio di Cournot, quando invece sono in conflitto si dice duopolio di Edgeworth. In questo caso, quando non sono in conflitto, si dividono in modo pacifico la propria domanda di mercato e in questo modo non si escludono a vicenda, ma semplicemente hanno un'intesa, un'interazione. Non c'è collusione, non c'è niente di aggressivo come per il duopolio di Edgeworth, dove agiscono sul prezzo abbassandolo sempre di più fino ad escludere l'altra o ad alzare nuovamente il prezzo. Il monopolio invece è il mercato nel quale c'è un'unica impresa, può essere naturale o di Stato, e deve fare riferimento all'elasticità della domanda, all'elasticità dell'offerta. In questo caso il monopolio agisce sul prezzo, però tenendo sempre presente il vincolo di bilancio. Il monospolio invece è al contrario del monopolio, perché c'è un unico acquirente che vuole comprare la massima quantità di beni al minor prezzo possibile a fronte di tante imprese che producono questo bene. Sono finite le forme di mercato. In questo caso spero di essere stato chiaro, anche con la sola teoria e non con i grafici. Anch'io preferisco non fare grafici perché li odio a morte, anche se sono un consulente finanziario, ma i grafici che guardo sono ben diversi da quelli di economia politica.
E da questo punto di vista ci vediamo al prossimo video con l'economia del benessere ed infine le forme ed infine le funzioni di produzione e i fallimenti di mercato. Ciao!